Ciao, eccomi cosa ho preso ieri da Maison du Monde. Mi ha colpito subito questa ghirlanda e a parte noi genitori è rimasto molto contento, più che altro Marcello appena ha visto il volpone. Allora, tra i suoi animali preferiti è la volpe, ce l'ha sulle ciabatte anche, sulle babucce che mette in casa. Non voleva mettere le calze antiscivoli. Invece, da quando ha scoperto questo animale, li vede tanto nelle favole in romeno, più che altro che leggo per lui. Si è innamorato della volpe, per cui abbiamo preso anche la ghirlanda per lui. L'ho detto prima: Maison du Monde si accende così. Guardate che carina è ed è plastificata. Mi è piaciuto molto, costa 16,90 euro, è molto carina secondo me, a parte che illumina è anche insegnativa, didattica, avendo questi animaletti. E più che altro a noi va bene che c'è la volpe, la signora favorita del momento. E a parte questo ho preso anche altre cose a Maison du Monde, non vi parlo oggi di loro e volevo parlarvi, a parte questa ghirlanda la metto da parte, io credo che l'attaccheremo più avanti nella cameretta. Adesso sta sul comò, perché il lettino di Marcello è nella nostra camera da letto e lo teniamo lì vicino. E voglio farvi vedere due cose che ho preso da Aromazon. Dicevo che non avrei fatto un ordine a breve, però siccome mio marito ha parlato con uno dei suoi colleghi di lavoro e parlavano degli oli essenziali, lamentandosi una persona, da lui al lavoro, che ha pagato tanto per un olio essenziale che non lo trova più, parlava di menta, Arvensis, se non sbaglio, l'ha pagato 12,50 un 10 ml, trovato alla fiera. E mio marito le ha detto: guarda che noi prendiamo su Aromazon e ci troviamo bene con gli oli essenziali. Anche se da 2014 che non facevo un ordine perché avevamo cambiato anche fornitore, però comunque la più grande scelta c'è su quel sito. E abbiamo ordinato anche noi, visto che suo collega ha fatto l'ordine, e per arrivare a 49 euro di spese e per avere le spese di spedizione gratuite abbiamo preso anche noi delle cosine. Io ho preso la calendula, questa è la seconda volta che la prendo, sono i fiori, qua sono 30 grammi. Allora, i prezzi non me li ricordo perché non ho davanti la fattura, è rimasta da mio marito in ufficio, per cui guarderò sul sito e vi scrivo nell'info box, ma comunque potete andare sulla Romazon e guarderete quanto. Sicuramente questi fiori di calendula bio le ho pagate di meno che in erboristeria che compravo prima di conoscere questo sito. Allora, per cosa li uso i fiori? Piacciono tanto la profumazione anche senza, così solo aprire la borsa e profumare e annusarle, sono deliziosi. E io invece li uso anche li metto nel olio di oliva con un po' d'olio di mandorle e faccio l'oleolito. Questa ricetta ho scoperto grazie alla Maura Gancitano, l'ho usata prima anche di partorire e dopo il parto, mi ha aiutato molto nel idratare la pelle e anche la profumazione di calendola è speciale per le mamme più che altro, ma anche sul bimbo va bene questo oleolito. Allora, dicevo degli oli essenziali, noi abbiamo preso l'eucalipto, Eucalipto Globulus. Sono 30 ml di prodotto. Poi abbiamo preso, visto che arriva l'estate e delle zanzare ci abbiamo tanto in giardino, il geranio. Questi sono 10 ml, arriva dall'Egitto. E l'eucalipto invece è da Portogallo. Io ho avuto anche le altre volte e andava bene questo. Mi sono dimenticata di mettere il cerotto sulle dita, mi sono scottata facendo i biscotti. Poi ho preso 2 mini tale di olio. Vi dicevo in altri video che di Aromazon mi fido tanto, perché
Però intanto mi incuriosisce provare qualche prodottino loro. E per cui ho preso due mini taglie da 10 ml. Mi piacciono loro in questo formato, loro li chiamano Berlingo. Allora, c'è qua ho la mandorla dolce e ho preso anche la nocciola. E l'ultimo acquisto sono queste pietrine per l'olio essenziale. Io ho preso tre, guardate che piccolini sono se compariamo con la mano. Allora, c'è rosa, grigio e grigio scuro. Per adesso io ho usato solo una, l'ho messa in camera da letto, non vicino al letto, visto che c'è anche il bimbo. E metto qualche goccia. Per il momento devo dire che sento più il profumo che arriva dal diffusore che c'è vicino al calorifero. Non so come mai questa pietrina non riesce ad espandere la profumazione. Più avanti proverò anche queste e vi aggiornerò. Anche qua c'è una scritta giapponese che purtroppo non so cosa sia, spero che sia una scritta che abbia un bel senso dell'esistenza di questa scritta. Ma comunque sul sito di Amazon c'era scritto qualcosa. Non ho fatto caso, né al senso, l'ho presa così perché dovevo subito concludere l'ordine. Bene, io vi ringrazio di avermi dedicato il vostro tempo. Questo era tutto così brevemente improvvisato cosa ho preso tra gli ultimi acquisti. Vi mando un bacio e vi aspetto al prossimo. Ciao ciao ciao!